Michele Rossi, intanto smaltita l'adrenalina? Sì, mi sto riprendendo piano piano. Però è stato un grande evento, Tocchigno a Terni. Assolutamente sì, è grande motivo di soddisfazione, ci stiamo riprendendo da quella che è stata una grande festa, la gioia di vedere veramente finalmente un grande evento di livello internazionale con un personaggio che fa parte della storia della musica. È una leggenda, no? Una leggenda vivente, un mito vivente della musica a livello internazionale, perché insomma la musica brasiliana che Tocchigno ha portato e porta ancora in giro per il mondo è apprezzatissima e conosciuta attraverso di lui ovunque. E quindi è stato per noi sicuramente un grande onore, un grande privilegio poterlo avere nella nostra città e poi legarlo a un evento che è il tributo d'autore che proseguo e prende le redini da il tributo Sergio Endrigo, perché se abbiamo avuto la possibilità di averlo qui è anche e soprattutto grazie al legame, al grande legame di amicizia che Tocchigno ha avuto con Sergio Endrigo. Ecco, infatti l'avrei detto io adesso, lui con Sergio Endrigo ci ha lavorato. Assolutamente sì, producendo poi, realizzando un disco che è passato alla storia della musica come il più grande esempio di fusione tra musica e poesia. Una collaborazione estesa non solo con Endrigo ma anche con altri, un certo Ungaretti piuttosto che Vinicio De Moraes, insomma è un disco importantissimo che veramente ha fatto la storia della musica e ha riproposto qui nel nostro anfiteatro romano, in questo scenario particolare bellissimo, questi suoi 60 anni di carriera che partono dal Brasile e che arrivano anche in Italia con queste grandi collaborazioni, anche con altri interpreti, con Ornella Vanoni, quindi insomma un grande. Ancora sono emozionato poi nel rivedere i video che giustamente voi state facendo girare e stanno diventando virali, perché avete potuto vedere che si è passati, è stato veramente un turbinio di grandi emozioni, dalle emozioni romantiche di Io che amo solo te. Io che amo solo te. Fino a e questo proprio, dicevamo, il disco con Sergio Endrigo, no? Sì, no, il disco con Sergio Endrigo si chiama La vita è l'arte dell'incontro. Però anche Io che amo solo te. No, non c'è collaborazione con Io che amo solo te. No, Io che amo solo te è solo di Sergio Endrigo. Lui non ha collaborato a questa canzone. Però l'ha cantata ieri sera. Ieri sera l'ha cantata. Ha reso un omaggio. Come omaggio, appunto, facendo appunto la sua interpretazione e quella della cantante bravissima Camilla Faustino, che lo accompagna in questo tour europeo, ha riproposto nel bis appunto Io che amo solo te come suo personale omaggio a questa grandissima amicizia. Tu hai parlato di concerto, tra l'altro mi hai raccontato anche un aneddoto, sei stato impressionato dalla Luna di Terni. Sì, mi chiedete che impressione avete di questo personaggio. Io ho avuto confido una persona semplicissima, come appunto i grandi lo sono, sanno esserlo, quindi semplice, umile, e ci ha colpito e credo abbia colpito tutti gli spettatori quando nel pieno del concerto ha alzato gli occhi, ha visto una bellissima luna sopra l'anfiteatro romano e ha invitato tutti a vederla, dire che bella questa luna, quindi come se fosse un bambino che si emoziona a guardare questa luna. Questo credo che però tutti si sono voltati a vedere la luna. Assolutamente, anche perché era veramente una bella luna piena, però ecco, quindi questo dà diciamo il senso della grandezza del personaggio, umile, disponibile, semplice. Una bella luna piena, ma anche un bel teatro pieno, quasi 1000 persone, no? Assolutamente. Giusto? Sì, la capienza del teatro sold out. Sold out, raggiunto nella giornata di ieri. Per noi mi dicevi sold out grazie anche ai tanti che sono venuti da fuori. Sì, se c'è da sottolineare qualcosa di questo concerto, che veramente è un concerto internazionale, con un personaggio così importante che ha richiamato spettatori da tutta Italia. Abbiamo conosciuto, per quello che si poteva, insomma, all'entrata del teatro, persone venire da Bologna piuttosto che dalla Sicilia, dalla Sardegna, da Milano, quindi finalmente un evento attrattivo come merita questa nostra città. Dicevi prima del video, il video in questione era che ci hai mandato, che abbiamo pubblicato, anche noi era tristezza, abbiamo visto la gente ballare. Sì, assolutamente. Scatenarsi. Il ritmo di quel brano ha fatto alzare tutti quanti in piedi, arrivare proprio al ridosso del palco e scatenarsi, al ritmo della musica brasiliana, perché credo, sfido chiunque a stare fermi con quei ritmi. Quindi assolutamente
belle emozioni che sicuramente ci porteremo appresso, appresso. E niente, non si poteva iniziare nel migliore dei modi questo tributo d'autore che mi permetto di ricordare continua. Guardiamo avanti, infatti. Guardiamo avanti. Ancora qualche ora per riposarci e poi si comincia ancora più forte con la promozione per un grande concerto, un altro grande evento in un luogo gigantesco che spero andremo a riempire, il Palaterni, quindi la struttura. Sono ottime possibilità, no? Buone possibilità. Sì, incrociamo le dita, ecco. La strada l'abbiamo iniziata tracciata. A percorrere, tracciata, e speriamo insomma di riempirlo. Palaterni, Loredana Bertè, ricorda la data? Il 21 settembre, Palaterni, e sarà la conclusione del suo tour nazionale estivo, per cui insomma sarà anche lì una grande festa. Infatti, se questa era l'unica data italiana di Tochigno, quella della Bertè sarà invece la data finale del suo tour estivo. Esatto, tutte cose particolari, no? Tutte e due del 21, poi casualmente 21 luglio e 21 settembre. 21 settembre, sì. Questa è la data italiana di Tochigno. La Bertè invece ha deciso anche lei, come Tochigno, di scegliere Terni per questi importanti concerti. Quindi Tochigno per la data italiana, la Bertè per concludere la sua tournée estiva. E quindi questo è altrettanto grande motivo di orgoglio, di felicità per noi. Ecco, non c'è niente da fare, nella tua seconda vita farei l'impresario musicale. Non farei più politica, farei l'impresario. E anche questo fare politica, assolutamente. Finché si organizzano cose belle, così belle e così importanti per la città, è anche questo un modo per dare un contributo allo sviluppo e alla crescita della città. No? Grazie Michele Rossi. Grazie a voi.